La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina ha caratterizzato tutta l'era della presidenza Trump. Dopo la crisi Covid e il passaggio di testimone tra democratici e repubblicani alla Casa Bianca sembrava essere passata un po' in secondo piano. Ovviamente le tensioni dopo la guerra in Ucraina, il fatto che la Cina ha mantenuto un po' questo atteggiamento ambivalente di non diretto supporto, ma neanche di ferma condanna alle azioni della Russia, hanno riacceso ovviamente lo scontro con gli Stati Uniti. E da guerra commerciale siamo passati a guerra valutaria tra dollaro e yuan, da una parte, e ovviamente questa guerra si sta riverberando anche nel mercato delle criptovalute. E in questo video andremo ad analizzare proprio questi aspetti, ossia la guerra valutaria tra Stati Uniti e Cina e tutto quello che comporta anche nel mercato delle criptovalute. Avrete sentito sicuramente che da qualche settimana, e per la precisione dal 1 giugno 2023, a Hong Kong è stato varato un framework normativo che consente alle start-up e alle società del settore cripto di muovere e spostarsi a Hong Kong, cosa molto importante, avere accesso diretto al sistema finanziario, quindi link bancari tra nuovi exchange o società del settore cripto e sistema finanziario, che è quello che è venuto un po' meno negli Stati Uniti a partire dal 2023. Andiamo dunque a vedere quali sono i principali aspetti di questo scontro tra Stati Uniti e Cina e le principali implicazioni che potranno esserci sui mercati finanziari, ma soprattutto sul mercato delle criptovalute, che poi è quello che ci interessa più da vicino. Allora, innanzitutto è chiaro che gli ultimi sviluppi con la Security Exchange Commission, che ha sostanzialmente citato in giudizio Binance e Coinbase, oltre a tutte le azioni sotto traccia che si sono sviluppate dall'inizio del 2023, che sostanzialmente hanno portato anche alla chiusura di tutte le banche crypto-friendly, a partire da Silicon Valley Bank, Silvergate, per citare quelle che forse hanno avuto più attenzione mediatica negli ultimi anni. Ma tutti questi aspetti ovviamente fanno sì che gli Stati Uniti stanno perdendo il vantaggio competitivo che avevano sul mercato delle criptovalute a favore di altri attori internazionali. E questo ovviamente si inquadra all'interno della guerra commerciale, o per meglio dire della guerra di valute tra USA e Cina, quindi tra dollaro e yuan. Negli ultimi mesi, infatti, il governo cinese ha condotto una campagna per promuovere l'uso dello yuan nei suoi scambi e nei commerci internazionali, al posto del dollaro americano. Ad esempio, gli scambi con la Russia, che consentono a quest'ultima di aggirare le sanzioni degli Stati Uniti e della NATO, o l'accordo con l'Arabia Saudita per l'acquisto di petrolio direttamente in yuan, in cambio di investimenti reciproci nel settore energetico. Ma lo stesso discorso vale anche per il commercio della Cina con altri partner come l'India o il Brasile. In tale contesto, queste mosse, oltre a minacciare lo status del dollaro di valuta di riserva mondiale, rappresentano anche un importante punto di svolta nella competizione valutaria di cui stiamo parlando. Infatti, tale guerra tra valute si riverbera anche nel settore cripto globale, con la Cina che vuole tornare a giocare un ruolo significativo dopo l'autoesclusione del 2021, quando, ricorderete, la Cina vietò improvvisamente il mining di Bitcoin all'interno del paese. E abbiamo visto che i recenti eventi nel campo della regolamentazione cripto a Hong Kong, che sono tesi a richiamare società e start-up dell'industria cripto, svelano proprio il desiderio cinese di reclamare la sua dominance all'interno del settore. Il nuovo framework normativo di Hong Kong si può riassumere nei seguenti punti: licenze per gli exchange, che stanno già attirando grandi nomi; accesso al settore bancario per il business crypto, questo è l'aspetto fondamentale a mio avviso, e possibilità di crypto trading per i piccoli investitori nel paese. E ricordiamoci che Hong Kong e Cina
E a Hong Kong non si muove una foglia se prima non c'è stata l'autorizzazione preventiva da parte del governo di Pechino. Questo è un aspetto fondamentale. E infine una politica generale di stesse attività, stessi rischi, stessa regolamentazione, in cui dunque le società cripto, che svolgono funzioni simili ai prodotti finanziari tradizionali, hanno pari dignità e saranno soggette a una regolamentazione simile. Abbiamo già visto che tale framework normativo è entrato in vigore il 1 giugno 2023. Dall'altro lato della barricata, potremmo dire, gli Stati Uniti invece stanno rendendo sempre più difficoltose le operazioni per il business del settore cripto. Infatti, le azioni ostili della SEC, nonostante l'assenza di un quadro normativo chiaro sia da imputare proprio alla suddetta commissione, hanno già costretto molte società a cessare le proprie attività negli Stati Uniti, mentre molti exchange americani hanno già annunciato nuove piattaforme offshore che dunque opereranno fuori dalla giurisdizione USA. Stesso discorso per le stablecoin, con il giro di vite contro le stable americane come USDC, ad esempio, che ha regalato quote di mercato alla concorrente USDT. Ricordiamo che Tether, la società a cui fa capo la stablecoin USDT, non ha sede negli Stati Uniti. Ma potremmo estendere il discorso anche ai continui divieti della SEC nel concedere qualsiasi spot ETF, nonostante le innumerevoli istanze presentate da molte società finanziarie, di tutto rispetto, non ultima l'istanza presentata da BlackRock proprio qualche giorno fa di uno spot ETF. E ricordiamo che BlackRock ha un win rate, tra virgolette, potremmo dire, di istanze approvate del 99%, quindi questa potrebbe essere forse veramente la prima grande opportunità di vedere un Bitcoin ETF spot nel mercato americano, che ad oggi è il più liquido al mondo. Anche il settore del mining è sotto attacco delle autorità americane, con le società che rischiano di subire un notevole incremento della tassazione. In sintesi, gli Stati Uniti hanno perso parte del loro vantaggio competitivo nel settore cripto a vantaggio di competitor internazionali, a causa di una scandalosa carenza legislativa e di un palese ostracismo verso l'industria. Tale situazione è perfettamente evidente dall'analisi dei flussi finanziari delle società cripto americane in relazione alle performance degli attori internazionali, ossia fuori dagli USA. Questa sottoperformance si manifesta anche in termini di asset sotto custodia, di volumi di trading e quote di mercato del comparto stablecoin in deciso calo se paragoniamo le piattaforme americane con quelle dei competitor fuori dal paese. Solo nel caso del mining di Bitcoin, le compagnie americane continuano ancora a guidare il settore, anche se un aumento della pressione normativa potrebbe minarne la leadership. In tale contesto, il grande assente è l'Europa, che ormai è totalmente calata nella parte di colonia americana, perdendo così le opportunità di attrarre società e investimenti di un'industria giovane ma fiorente e dalle grandissime opportunità come quella delle criptovalute. Bene, ragazzi, in conclusione andiamo a dare un'occhiata anche alla parte tecnica, perché gli ultimi giorni sono stati molto interessanti, come possiamo vedere già qui dal grafico giornaliero, ad esempio. Diamo un'occhiata magari ai principali indicatori. Il MACD ovviamente ci fa vedere un crossover rialzista in quello che potrebbe essere un impulso così a medio termine. Ovviamente, vista anche la magnitudo del rialzo, insomma, è abbastanza in linea con l'inizio di una spinta al rialzo di medio termine. Anche sul Relative Strength Index in basso giornaliero vediamo che non siamo ancora in territorio di ipercomprato, comunque c'è stato un bel allungo in avanti. Questo significa che non siamo ancora in una fase in cui i mercati sono estremamente stirati al rialzo in prospettiva di medio termine, però l'impulso è sicuramente innegabile, è andato molto in profondità all'interno di questa zona che vediamo qui, un pochino la zona di resistenza che ha caratterizzato l'ultimo impulso in primavera tra marzo e aprile. Vediamo che dopo aver aggiornato i massimi, infatti,
del 2023, a circa metà aprile dell'anno, Bitcoin poi è entrato in questo canale discendente, rotto proprio dall'impulso a cui abbiamo assistito il 20 giugno. Adesso ovviamente c'è una fase in cui il prezzo sta letteralmente tirando il fiato, anche perché se vediamo le medie mobili principali, abbiamo questa grigia, la media mobile semplice 50 periodi, questa celeste è la 21 esponenziale. Insomma, siamo abbastanza distanti da queste principali medie mobili, quindi non è da escludere che nei prossimi giorni possa esserci magari un pullback che vada quantomeno a riavvicinare i prezzi a queste medie principali. Se infatti andiamo sul grafico a 4 ore, riusciamo a vedere ancora meglio come il movimento attuale su un time frame più basso, quindi qui stiamo ragionando in termini di breve termine, la situazione è decisamente più stirata dal punto di vista dell'ipercomprato. Vediamo infatti che l'RSI a 4 ore è su livelli visti l'ultima volta. Proviamo a tornare indietro, ma secondo me dobbiamo tornare molto indietro. A inizio 2023. Quindi a gennaio, tra il 13 e il 14 gennaio 2023, quando c'è stata la forte ripresa dai minimi di novembre 2022 post FTX, che ha portato Bitcoin a rompere le resistenze a 18.000 dollari, a 20.000, ad arrivare addirittura a sfiorare i 25.000 dollari poche settimane dopo. Quindi ci troviamo chiaramente in un momento di breve termine in cui è possibile un pullback e una leggera pausa. Tuttavia, in prospettiva di medio-lungo termine, e qui il giornaliero ovviamente riesce a darci una visione più ampia, al netto di una pausa di qualche giorno, a mio avviso, ci aspettano ancora settimane positive, anche perché non dimentichiamo che luglio è un mese dalla stagionalità molto positiva sul mercato cripto e sui mercati azionari. Sappiamo che comunque è vero che sia un po' indebolita la correlazione tra Bitcoin e indici azionari, comunque è sempre lì. E quindi nel momento in cui magari dopo una fase di pullback correzione attraversata dall'S&P 500 in questi giorni, nel momento in cui anche il principale indice americano dovesse riprendersi, è chiaro che anche Bitcoin andrà a beneficiarne. Vi faccio vedere il motivo per cui anche credo che in questa fase una pausa della price action, magari accompagnata da un pullback, possa essere nell'aria. Se andiamo a dare un'occhiata alla situazione sul mercato dei derivati, grazie alla piattaforma di analisi CryptoQuant, vediamo che l'open interest, che è sicuramente una misura che ci fa, capire quanto è alto l'interesse speculativo sul mercato, vediamo che ha raggiunto dei livelli visti l'ultima volta a ottobre 2022. E ricordiamo che intorno a fine ottobre, inizio novembre 2022, è iniziata, è scoppiata la crisi di FTX. Quindi ovviamente questo poi ha determinato un crollo del mercato e un conseguente crollo anche dell'open interest. Ma vediamo che generalmente picchi improvvisi di questa metrica, che è precipua del mercato dei derivati, quindi ci dà l'interesse aperto su un determinato asset. Poi ovviamente vanno bilanciate e ponderate anche posizioni short e long in base all'analisi del funding rates, ma questo a noi non ci interessa in questa fase. Ciò che ci interessa è che nel momento in cui l'open interest raggiunge questi livelli, e ovviamente visto che la price action è al rialzo, come possiamo vedere dall'equity line arancione, è chiaro che la maggior parte di questo open interest sarà orientato al rialzo. Nel momento in cui si vanno a raggiungere questi spike, questi picchi improvvisi, niente di più facile che siamo in prossimità del top locale, e ovviamente uno scarico, un flash, come si dice in gergo dell'open interest, ovviamente porta anche a un pullback, correzione del prezzo. Tuttavia, questa a mio avviso sarà una dinamica di breve termine, magari potrà interessare qualche giorno, 1 o 2 settimane al massimo, per poi entrare a luglio, che sarà appunto un mese che dal punto di vista della stagionalità è sicuramente positivo. Se a questo aggiungiamo anche che le notizie fondamentali sull'interesse di BlackRock
di Deutsche Bank, di grandi conglomerati finanziari che stanno entrando attivamente sul mercato cripto, capite bene che questa è sicuramente una notizia chiave che ha letteralmente stroncato la narrazione ribassista che stava emergendo nelle settimane scorse, dopo che la SEC, la Securities Exchange Commission americana, aveva citato in giudizio Coinbase e Binance e sostanzialmente aveva messo quasi fuori legge la quasi totalità delle altcoin, dichiarandole appunto delle security al pari di titoli azionari. Quindi questa, ragazzi, a mio avviso, è la situazione sul mercato. Giusto un flash, a questo punto, se ci aspettiamo una correzione pullback, a mio avviso, le aree che dobbiamo monitorare per andare a posizionarci eventualmente dopo aver preso i profitti in quest'area di prezzo, e io personalmente per la parte di trading l'ho fatto, ossia da 28.500 ho iniziato a prendere i profitti, mentre la parte di lungo termine non si tocca chiaramente fino a 2025 inoltrato, questo è anche lapalissiano, immagino. Comunque, aspettiamoci un pullback correzione dal punto di vista del trading, un'area di interesse inizia a essere da 28.500, 28.200, fino a 27.5, 27.000 dollari. Possiamo estendere anche un pochino l'area. Comunque ho evidenziato qui con una linea retta a 27.500 circa. Questa è un'area molto molto interessante perché intanto ha rappresentato, vediamo, sostanzialmente da marzo fino a maggio per 2 mesi, quindi il limite inferiore del trading range. Quindi è già stata un solido supporto statico locale. Ovviamente, anche se andiamo banalmente a calcolare i ritracciamenti di Fibonacci dell'impulso appena trascorso, vediamo che l'intervallo 0.618, allarghiamo un attimo, insiste proprio a 27.079 dollari. Lo 0.618, possiamo dire, rappresenta la Golden Pocket, quindi un'area estremamente interessante per andare a riposizionarsi su un pullback correzione dopo un impulso al rialzo. Diciamo è il punto più conveniente, più profittevole per riposizionarsi, anche perché, almeno dal punto di vista dell'analisi tecnica, se dovessimo scendere sotto lo 0.618, teoricamente questo impulso al rialzo, quindi questo trend, sarebbe compromesso, quindi avremmo un'inversione del trend di breve al ribasso. Bene, ragazzi, per oggi è tutto. Ci aggiorniamo sui vari social, il gruppo Facebook di discussione Bitcoin 3 per, il canale Telegram Bitcoin Facile, Instagram, Twitter, come sapete, sono molto attivo, quindi seguitemi su tutti i social, così avrete sempre gli ultimi aggiornamenti sul mercato. Una buona giornata a tutti e ci vediamo al prossimo aggiornamento su YouTube.